Dal Vangelo di Matteo. In quel tempo Gesù, vedendo le folle, ne sentì compassione, perché erano stanche e sfinite, come pecore che non hanno pastore. Allora disse ai suoi discepoli: «La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate dunque il Signore della messe perché mandi operai nella sua messe». Chiamati a sé i suoi 12 discepoli, diede loro potere sugli spiriti impuri per scacciarli e guarire ogni malattia e ogni infermità. I nomi dei 12 apostoli sono: primo, Simone, chiamato Pietro, e Andrea, suo fratello; Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni, suo fratello; Filippo e Bartolomeo; Tommaso e Matteo, il pubblicano; Giacomo, figlio di Alfeo e Taddeo; Simone il cananeo e Giuda l'Iscariota, colui che poi lo tradì. Questi sono i 12 che Gesù inviò, ordinando loro: «Non andate fra i pagani e non entrate nelle città dei samaritani. Rivolgetevi piuttosto alle pecore perdute della casa di Israele. Strada facendo, predicate, dicendo che il regno dei cieli è vicino. Guarite gli infermi, risuscitate i morti, purificate i lebbrosi, scacciate i demoni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date». Sorelle e fratelli carissimi, dopo la Quaresima, dopo la Pasqua e il tempo pasquale, dopo la festa della Santissima Trinità e la festa del corpo e del sangue di Gesù, finalmente con questa domenica riprendiamo la lettura più o meno continuata del Vangelo di Matteo, l'Evangelista che quest'anno ci accompagna nel nostro cammino di fede. Come credo tutti sappiate, Matteo scrive il suo Vangelo per i giudei che si sono convertiti al cristianesimo e quindi presenta Gesù come il nuovo Mosè. E siccome Mosè nell'Antico Testamento aveva fatto 5 discorsi per insegnare al popolo la volontà di Dio e la strada da seguire, Matteo organizza tutto il suo Vangelo intorno a 5 discorsi. Il primo, il più famoso, è il discorso della montagna, quello in cui Gesù ci dice le sue beatitudini, cioè che noi, se diventiamo suoi discepoli, figli e figlie del Padre, siamo chiamati alla gioia, alla felicità, ad essere beati. E il secondo, quello di cui ci ha dato un accenno nel Vangelo appena proclamato, è il discorso della missione. La missione che Gesù affida agli apostoli e ai suoi discepoli si svolge in 2 momenti diversi. Il primo momento, quando Gesù è ancora in vita e accompagna i suoi discepoli, in cui la missione è rivolta solo ai figli dispersi della casa di Israele. Il secondo momento, dopo la Pasqua, quando Gesù è morto, risorto e asceso al cielo, la missione diventa universale. Partendo da Gerusalemme, gli apostoli e i discepoli devono annunciare il Vangelo di Gesù e il regno di Dio ovunque, partendo da Gerusalemme fino ad arrivare agli estremi confini della terra. In questa prima fase, quindi, Gesù chiede ai suoi discepoli di limitare l'arco della loro missione alla terra di Israele, quindi a persone che conoscevano Yahweh, che conoscevano Dio, che conoscevano Mosè
e la Torah, la legge, che conoscevano i profeti e conoscevano anche gli scritti, i libri sapienziali che componevano l'Antico Testamento. Ai suoi discepoli Gesù chiede di aiutarlo, si rende conto che da solo non può arrivare ovunque. Mi rendo perfettamente conto che uno potrebbe dire: ma come, era il figlio di Dio, non poteva fare tutto da solo? Certo che lo poteva fare, ma Gesù ha accolto nella sua esperienza vitale la legge dell'incarnazione, si è legato a un tempo e a un luogo. Lui è diventato il figlio di Dio incarnato in Gesù di Nazaret 2000 anni fa nella Palestina, con tutti i limiti che una persona poteva avere. Quindi Gesù, rendendosi conto che da solo non arrivava, ha coinvolto intorno a sé i discepoli, gli apostoli, e li ha inviati. Li ha inviati facendoli corresponsabili della missione, cioè non ha detto andate e ripetete, ha detto andate e con la vostra sensibilità, con la vostra intelligenza, con la vostra volontà, con tutto ciò che io vi ho donato, annunciate il Vangelo. Questo Vangelo doveva essere proclamato a tutti, ai sani e ai malati, ai giovani e agli anziani, agli uomini e alle donne, ai bambini e ai ragazzi. Nessuno era escluso da questo annuncio. E l'annuncio doveva prevedere anche la guarigione dalle malattie, guarigione fisica, ma soprattutto guarigione psicologica e spirituale. La prima guarigione che Gesù chiede di realizzare ai suoi discepoli è quella dei lebbrosi, che erano persone immonde, persone brutte, persone che erano state deturpate dalla malattia, che nessuno guardava volentieri, nemmeno i loro cari. Gesù sta dicendo: rendete bella la vita delle persone, guarite le persone che a causa dei loro peccati e dei loro limiti sono diventate brutte, non riescono a far trasparire la bellezza di Dio. La seconda malattia che i discepoli dovevano guarire era la paralisi. Il paralitico non poteva muoversi, dipendeva dagli altri, non poteva decidere dove andare, anche se avesse intuito la direzione giusta per la sua vita, non era nelle condizioni di poter camminare. Allora guarire dalla paralisi significa ridare ad ogni creatura la capacità di camminare sulla strada giusta, ridare ad ogni creatura la capacità di giungere al traguardo della propria esistenza, che è la santità, che è la gioia, che è la felicità. Beati voi, dice Gesù nel primo discorso, quello della montagna. La terza malattia che i discepoli dovevano guarire era la cecità. Chi è cieco non vede nulla, non si rende conto del posto dove sta, non si rende conto dove deve andare. Guarire dalla cecità significa ridare alle persone un senso nella loro vita, ridare alle persone una luce per la loro esistenza, perché ognuno possa capire chi lui, chi lei è e dove deve dirigersi per realizzare in pienezza la propria esistenza. E poi Gesù appunto ci dice chi ha associato a sé, e questo è il motivo che per questa buona novella ci vede nella chiesa di San Pietro a Lanciano, di fronte alla statua del santo già pronta per la sua festa del 29 di giugno, contornati da un gruppo di persone, laici e laiche, che hanno una casacca rossa che le contraddistingue e che
genericamente a Lanciano chiamiamo le giubbe rosse, le quali si danno da fare per il bene della parrocchia. Proprio perché Pietro è il primo dei discepoli che Gesù chiama, Simone chiamato Pietro. Ci sembrava bello perciò proclamare la buona novella da questo luogo. Simone, detto Pietro, è il primo, ma non l'unico, e non viene invitato da solo ad annunciare e a testimoniare il regno di Dio, ma insieme ad altri, perché se ci abbiamo fatto caso, i nomi dei discepoli, i nomi degli apostoli, sono indicati a coppie, Simone, detto Pietro, e Andrea, suo fratello. Giacomo e Giovanni, suo fratello, Filippo e Bartolomeo, Tommaso e Matteo, e così via. Questo per dirci che nessuno di noi da solo può essere annunciatore e testimone del Vangelo. Nessuno di noi da solo in pienezza e completamente può annunciare la presenza del Signore in mezzo a noi. Abbiamo bisogno di farlo insieme, di farlo come comunità. È questa la prima lezione che noi possiamo dare al mondo di oggi, ricco di individualismi, ricco di separazioni, ricco di prima io e gli altri chissà se possono. Gesù ci dice la comunità in prima linea. Gesù ci dice insieme per annunciare e proclamare il Vangelo. La seconda caratteristica è che queste persone sono persone normalissime. Pietro e Andrea, Giacomo e Giovanni facevano i pescatori, non avevano studiato, non erano andati alle scuole dei rabbini. Bartolomeo e Filippo, Tommaso e Matteo ugualmente non erano andati a delle scuole particolari, addirittura Matteo era un pubblicano e quindi ci diceva con la sua esperienza: non attaccatevi al denaro, non confidate nella ricchezza, se volete essere annunciatori e testimoni di Gesù dovete lasciarvi alle spalle tutti gli idoli e primo fra tutti l'idolo del denaro, l'idolo della ricchezza, l'idolo della potenza che deriva dal poter avere a disposizione tanti mezzi in cambio dei soldi. Allora questo significa che io e voi tutti insieme possiamo essere oggi gli annunciatori e i testimoni del Vangelo di Gesù. Non abbiamo fatto scuole particolari, non abbiamo seguito maestri speciali, ma il Signore ci chiama, ci coinvolge nella sua missione e ci dice, attraverso le vostre parole, ma soprattutto attraverso la vostra vita, annunciate e testimoniate la bellezza del regno di Dio presente in mezzo a voi. Gesù ci dice che la messe è molta, ma gli operai sono pochi. La prima lettura di questa frase ci porta a concentrarci sugli operai che sono pochi e quindi a pregare per le vocazioni. È sicuramente una lettura corretta ed adeguata, ma non sufficiente, perché non è giusto pregare semplicemente il Signore perché mandi operai nella sua messe. Questo significherebbe dire che non ci riguarda la messe del Signore, che noi preghiamo perché i figli dei nostri amici, i figli delle nostre amiche, gli altri siano chiamati ad annunciare e testimoniare il Vangelo. Invece Gesù ci invita a concentrarci sulla messe che è molta e a chiedere al Signore che mandi noi stessi ad annunciare e testimoniare il Vangelo nella messe. Allora, in prima battuta, coloro che devono andare non sono gli altri, siamo noi. In prima battuta, la preghiera che dobbiamo rivolgere al Padre è per noi stessi. Signore, fa di me un annunciatore, fa di me un testimone credibile
della presenza del regno di Dio in mezzo al mondo, della presenza di Cristo in mezzo all'umanità. Quanto sarebbe importante questo se noi lo comprendessimo, se Pietro avesse detto «Io no, prego perché vadano altri», non avremmo avuto questa figura così importante, questa figura così fondamentale, tanto da essere il primo Papa della Chiesa. Oggi quindi non dobbiamo pregare perché il Signore mandi altri, ma perché il Signore mandi noi, perché il Signore ci renda coraggiosi, ci renda capaci di abbracciare in pienezza la missione che ci indica e di realizzarla giorno per giorno, lì dove ci troviamo con le persone con cui veniamo a contatto. Poi arriverà il momento in cui saremo chiamati a pregare anche per altri, che raggiungano anche gli estremi confini della terra, ma nella prima fase del regno andiamo noi, impegniamoci noi a sanare ogni paralisi nel mondo di oggi, ad aprire gli occhi di tutti nel mondo di oggi, ad eliminare ogni immondezza nel mondo di oggi, rendendo tutti partecipi della bellezza dell'annuncio del regno di Dio, tutti capaci di seguire il Signore, tutti capaci di vedere la strada sulla quale camminare. Pietro, insieme con tutti gli altri apostoli, a cominciare da Tommaso, di cui nella cattedrale di Ortona conserviamo le reliquie, ci accompagnino e ci indichino la strada per essere annunciatori e testimoni credibili ad ogni uomo e ad ogni donna del tempo di oggi.